punto per stola, spostamento 5, levetta su H su tutte le macchine, spostamento con manopola, posizione aghi, prima frontura, classiche coste 1-1, seconda frontura, un attimo d'attenzione solo nel punto di partenza, vediamo di vederlo bene. Gli aghi devono partire leggermente prima, ecco, praticamente così, leggermente prima dell'ago iniziale, quindi una maglia prima. Dopodiché sono due in lavorano, uno fuori lavoro, uno in lavoro, ancora uno fuori lavoro, uno in lavoro, due in lavoro, praticamente si alterna sempre ripetendo questa situazione. Quindi due aghi lavorano, uno a riposo, uno lavora, uno a riposo, uno lavora, uno a riposo, due. Ripetiamo sempre questo fino alla fine. Posizionato così possiamo passare alla cimosa. Tirato fino. È un punto che sfrutta le coste perlate, gli stessi tasti della costa perlata, quindi serve un filato fino. Tensione, ho messo 3 in prima, non so se si vede, e 3 in seconda. Faccio i 3 giri di tubolare, faccio 2 giri in coste tutto unito, mi allenta il bordo finale, quindi me lo rende. Dopodiché imposto la lavorazione per le coste perlate, prendere il manuale se non ne siamo sicuri sulla propria macchina, su Brother è PR di destra e P, e a questo punto iniziamo il punto vero e proprio, che non fa altro per l'impostazione delle degli aghi di formarsi da solo, ma noi lo aiutiamo con la manopola di spostamento, ovvero due giri con A5. Dopodiché, manopola di spostamento, due giri a 4. La frontura si nota che si è spostata. E 1, 2, ritorno a 5. E abbiamo fatto per tutta la lunghezza che ci serve. Quello che otteniamo è un punto operato dove si alternano le coste perlate alla costa operata, spostata, per cui è un punto meraviglioso per cardigan pure, non richiede grandi difficoltà, in questo caso semplicemente è utilizzabile benissimo per delle stole ampie, non si arrotola e lo trovo un'idea, diciamo, per dei regali piuttosto particolari. Tolgo il filo dal carrello, prendo la maglia con molta attenzione, specialmente all'inizio, perché ne abbiamo più di una, giro il filo intorno al pettine fisso, la prima maglia è un po' antipatica, faccio passare sulla coluna, fatto, poi per evitare che mi tiri la cimosa finale lo faccio passare ogni due aghi. Ci vuole meno di quanto sto impiegando io, che sto scomoda con la videocamera. Quindi con molta semplicità resta il pezzo resta attaccato al pettine fisso fino alla fine. Possiamo abbassare anche la frontura, io è solo per mostrare, per far prima. Ma con la frontura abbassata si fa notevolmente prima. Ecco fatto. Così fino in fondo non mi devo preoccupare perché c'è, resta attaccato, quindi posso proseguire tranquillamente. Se il filato, come in questo caso, è molto fino e difficilmente mi si presta bene alla girata, è una gran faticata. Ho provato anche a mettere sempre la maglia sopra l'altra, sempre girato sotto, ma intorno al dentino fisso,
ma passo sopra. Questo ha semplificato notevolmente la velocità del punto, nel senso le maglie sono piccole, quindi giro prima intorno al tentino fisso, il primo o il secondo dipende dal tipo di situazione. Poi passo sotto l'ago e lo giro sopra. Fa molto prima, si prende meglio, ma è questione di filato, non di altro. La maglia è molto molto piccola, ci sono punti in cui ne ho due, quindi con questo sistema. Ed è una chiusura, proviamo a vederla bene, molto pulita, cioè praticamente sembra quasi una catenella di chiusura, considerando che è un laminato come filato piuttosto ostico, quindi restano attaccate sotto, ops, scusate, restano sotto unite, quindi non mi creano problemi. Prima la maglia. Eccomi, prima la maglia su quella davanti, cioè vado a chiudere, se si allenta il filo meglio, poi passo dietro all'ago. È un movimento che a vederlo dice oddio quanto ci vuole, no, non è vero, perché quando siamo a macchina tutti quei gesti che sembrano abbastanza complicati poi realmente avvengono subito. L'importante è tenere il filo unito tra le dita, cioè non fare quello che mi è successo a me adesso, che si spezza e quindi non viene bene. Questo per far capire che bisogna tenerlo bello deciso. Poi eccolo, viene naturale. E poi alla fine otteniamo una bella chiusura compatta. Si perde forse un attimino più dell'avvolgimento semplice abituale, però è migliore la riuscita.